America, ma facciamo noi la posteriore che ci segnale che c'è il titolo e il mare ha iniziato. Su.
Thank you.
manifestazione e di esprimere tutto l'affetto, il desiderio di ringraziare tutte le persone che sono venute, che hanno vissuto questo momento in una giornata così particolarmente bella, calda, allo stesso tempo straordinaria. Ringraziamo tutti i figuranti che si sono prestati e ovviamente ricordiamo che l'iniziativa Pannio, i segretari storici, tutti i volontari, l'amministrazione comunale e tutti coloro che hanno collaborato, le forze dell'ordine, la Polizia Civile e quanti altri hanno dato la disponibilità. E ne fanno tutti, non si riusciamo, perché sono veramente tanti, però è giusto ringraziare
ricordo che domani sera alle 18.30 c'è lo scoprimento del busto e la benedizione del Cavo. Stasera dalle 20.30 alle 22 è aperto il museo La Regia di Gonci a Palazzo Alcobrindini.
alle centinaia di volontari dell'ente Paglia della Carriera per il pregevole lavoro svolto nei 7 rioni storici. Invitano i turisti presenti a visitare Carpineto, città d'arte, con il suo centro storico medievale, le sue chiese e i suoi musei, per scoprire e gustare gli antichi tesori d'arte, della cultura e delle tradizioni lapine. Benvenute a tutti nella terra di Papa Leone XIII. Nascista ludiempa de la luna nova, cielo sulle stelle becurona. Crescente tu destu giardina, cugliva una, tutta di colore della primavera chiara e scura. Il giorno della gara, attraverso un'estrazione a sorte, ogni rione viene abbinato ad un fantino che dovrà cimentarsi in prove di abilità e velocità. Al rione vincitore sarà assegnato il Paglio, che sarà conservato nella chiesa di pertinenza. Tra i vari meriti del Paglio della Carriera vi è sicuramente quello di far rivivere a Carpineto anche le sue usanze della tradizione gastronomica, grazie all'apertura di osterie. Thank you.
si sta avvicinando al campo dei giochi. Il palio, simbolo della nostra civica convivenza e delle nostre antiche tradizioni, nell'anno 2007 è opera dell'artista di fama internazionale Alberto Sughi, che ha appositamente creato per Carpineto questa meravigliosa opera con il suo pennello tenue e delicato. Il tema trattato dall'artista e codificato dallo statuto dell'ente palio della carriera rappresenta Donna Olimpia Aldobrandini e il cavallo Lepino, recuperando la fierezza di un popolo, la storia e le antiche consuetudini comunicate, rivestendosi del fascino e della sacralità secolare. In onore del patrono di Carpineto, Sant'Agostino Vescovo, risalente all'età medievale, è codificato negli statuti e ordinanze della terra di Carpineto del 1556. L'attuale riedizione si avvale della conoscenza storica del tessuto socio-economico, presente ai primi anni del 600. Perciò il trono storico corteo fa rivivere il mondo variegato di tutti gli strati sociali. Quindi nell'anno
5 Terre. Gli antichi tesori d'arte, della cultura e delle tradizioni lepine. Benvenuti a tutti nella terra di Papa Leone XIII. Propizia. Per l'edizione 2007 il costume principale del Palio della Carriera, l'abito di donna Olimpia Aldobrandini, è stato realizzato dal rione storico di Sant'Agostino. L'esecuzione della confezione dell'abito è stata molto impegnativa,
sia per il lungo tempo impiegato per la realizzazione che per la ricerca certosina dei materiali adoperati, tutti naturalmente coerenti con il periodo storico della nostra rievocazione. Il tessuto usato è un broccato rosso in seta, dipinto a mano con sfumature dorate e disegni di fiori stilizzati in stile seicentesco. Alte passamanerie decorano l'abito intarsiato da pietre preziose e perline. Le maniche, sapientemente tagliate con sbuffi di arcanza, rendono l'abito più civettuolo. L'ampio e fine scollatura è contornata da un collo a gorgiera aperto. Il corpino, riccamente lavorato, finisce a punta ed è munito di piccole taschine contornate da passamanerie. La gonna è impreziosita da lungo strascico. Infine, il grande e lungo mantello in organza di seta leggera con ampio cappuccio completa il festoso costume. Il principe Gianfrancesco Aldobrandini, nipote di Papa Clemente VIII, terzo capitano e comandante generale dell'esercito pontificio in Ungheria contro i turchi. Notaro, personaggio importante della burocrazia locale, incaricato della redazione e conservazione degli atti pubblici. Uditore generale e dama, amministratore dei beni Aldobrandini nei ducati del Lazio, delle Romagne e della Calabria. Governatore e dama, uomo di fiducia degli Aldobrandini, non originario del luogo, con mandato semestrale. Ufficiali e dama, possidenti, letterati e commercianti, capi di arti e mestieri, eletti in numero di 20 per la durata di un triennio. Camerario e dama, segretario comunale, addetto al disbrigo degli affari ordinari amministrativi. Ufficiali e dama, possidenti, letterati e commercianti, capi di arti e di mestieri, eletti in numero di 20 per la durata di un triennio. Stiamo vedendo tutti i costumi interamente realizzati a mano nelle sartorie rionali per opera di volontari su disegni e bozzetti originali. Il valore non è venalmente calcolabile perché si tratta di pezzi unici, cioè ogni abito è un unicum che non può essere riprodotto e non è possibile commercializzare. Richiedono un lavoro di mesi e sono veramente l'esempio più bello di come il taglio abbia anche contribuito a ricreare una sorta di artigianato della preziosità. Thank you.
facciamo un applauso anche per riconoscere il lavoro di tutte le sarte, di tutti i volontari. Thank you.
applauso e lottare le pene. Continuiamo con la sfilata. I villici rappresentano uno spaccato sociale del 600 con corte nuziale, scifaro intagliatore di legno, calavaro artigiano del rame, arcaro o costruttore di madie, scarapellino intagliatore di pietre, vetturano per il trasporto di prodotti locali, lattara figura caratteristica per la distribuzione del latte porta a porta. Strenghe e zampognari, da monti lontani gli antichi suoni delle zampogne dei pastori lepini e dei secoli buie e tenebrosi le strenghe, incarnazione delle oscure forze del destino che con il loro sapo predicono felicità e sventure lette negli astri. Antico fenomeno legato alla malvivenza o al desiderio di vendetta dei credenti soprusi. Struttura militare territoriale per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico. Cardinal Pietro Aldobrandini, fondatore del feudo di Carpineto, ricomprato alla fine del secolo XVI, camerario di Santa Madre Chiesa, arcivescovo di Ravenna, abate commendatario dell'abbazia di Fossanova, signore delle terre di Romagna e Calabria, fratello di Donna Olimpia Aldobrandini, a cui lasciò in eredità nell'anno 1621 il feudo di Carpineto trasformato in ducato. Il cardinale Pietro Aldobrandini è preceduto da un turiferario e seguito da un caudatario, personaggio incaricato di reggere uno strascico di stoffa di 6 metri. Il treno rionale, il rione San Pietro, vincitore della scorsa edizione del Palio della Carriera. Chiesa di riferimento, San Pietro Apostolo, costruita dal cardinal Pietro Aldobrandini, conserva preziosi reliquari ed opere d'arte come il quadro di San Francesco in orazione attribuito a Caravaggio e quadri attribuiti recentemente ai maggiori pittori dell'epoca, nonché straordinarie statue legne, ricordi iconografici di San Carlo da Sezze e di Papa Leone XIII che ne rinnovò gli splendori. I colori dello stemma rionale sono il rosso e il bianco, bordati di tabacco e per emblema lo stemma araldico dell'ordine francescano.
Irione Sagnaco. Chiesa di riferimento San Giacomo Maggiore, parrocchia medievale, titolo abbaziale di Santa Maria Maggiore fino al secolo XVI, restaurata al tempo di Papa Leone XIII. In essa venivano sorteggiati i consiglieri comunali nel giorno della Santa Trinità. I valori dello stemma rionale sono l'oro e il nero bordato d'azzurro, con l'emblema così descritto: l'azzurro all'aquila naturale coronata d'oro, tenente due spade passate in croce di Sant'Andrea. Dal punto dove si congiungono le spade pende una caldaia di nero. Irione Iomoro. Chiesa di riferimento Santa Maria del Popolo, innalzata nel secolo XV al tempo di Papa Sisto IV per il voto comunitario per essere scampato Carpineto dalla pestilenza. La chiesa si popolò di cappelle e confraternite lungo tutto il XVII secolo, divenendo anche sede di un lazzaretto ed ospedale di poveri. I colori dello stemma rionale sono il rosso e l'azzurro, bordati d'argento, con l'emblema così descritto: d'azzurro all'anello pasquale d'argento, tenente una banderuola dello stesso, crociata di rosso. Appartenente
L'interno, in stile neoclassico, presenta statue ed affreschi che ricordano il pontefice della Rerum Novarum. I colori rionali sono il rosa e il verde bordati d'azzurro con l'emblema così descritto. D'azzurro è un pino terrazzato di verde, accompagnato da una stella d'oro nel cantone sinistro del capo e addestrato ad una pianta di rosa fiorita di due pezzi. I treni rionali, il rione e il Pirso. Nome medievale derivato dalla carriera, e corsa sfrenata dai cavalli barbari che vi correvano il giorno di Sant'Agostino. Era il rione della ricca borghesia del potere feudale, con la torre medievale rimaneggiata e detta poi degli sede del governo e del consiglio comunale, al tempo di Donna Olimpia fu centro amministrativo e politico. Vi nacque il Monte Frumentario, rione ricco di storia e di stemmi, fra cui spetta quello degli Aldobrandini, con la stella a 8 punte. La chiesa di riferimento è San Michele Arcangelo, Angelo, nato per ospitare una pregevole opera attribuita a Giulio Romano. La stella, i colori rionali sono l'oro bordato d'azzurro, con lo stemma così descritto, d'azzurro alla
una sola del treno storico, i Cavalieri delle Cinque Terre. Sono la memoria storica del Ducato Aldobrandini, formatosi all'inizio del secolo XVII per volere di Donna Olimpia Aldobrandini e comprendente le cittadine lepine di Gavignano, Montelanico, Carpineto e Maenza, e a ricordo della vicina cittadina lepina di Segni, da cui provenivano i feudatari conti. Facciamo un grande applauso ai Cavalieri delle Cinque Terre. Allora, quando lui compare laggiù, chiamo io. Vabbè, mo. Diamo l'ordine di partenza dai reami. Reame San Pietro, Reame Sagnaco, Reame Ianoro, Reame Sant'Agostino, Reame Iocastiglio, Reame Ianaco. Chiude Reame La Corsa. Sì. Adesso sfileranno tutti a sette i cavalieri. Barbarismo. Allora, Reame San Pietro, Cavaliere Lanzi Rodolfo, detto Roncio, Sulluna, Cavalla Palusa, anni 12, vincitrice del Palio 2004 di Anagni, specializzata in gincana e western, seconda a regionale 2007. Secondo cavallo, Reame Sagnaco, Barone di Stefano, detto Baffetto su Cheyenne, cavallo mezzosangue, specializzata in corsi all'anello, anni 10, di proprietà Vari Alessandro.
Alessandro, detto Bella Ciaccia, Sottramonto, Cavallo Mezzosangue, anni 10, Stallone non approvato, Endurance regionale 2006. Inchino reale. Di Andrea, detto Megitto, Surabonachi, Cavallo Anglo Arabo, Stallone di 7 anni, Endurance 30 km nel 2005. Castrone di 18 anni, comparsa a Cinecittà nel film Roma. Ma fai l'applauso. Facciamo un applauso. Sangue, 13 anni, specializzata in gara all'anello. Fermala. Vincitore
del Palio degli Anelli nell'agosto 2007 a Taranto. Facciamo un ultimo applauso, così abbiamo chiuso la sfilata dei cavalieri e cavalli. Signori, c'è una comunicazione di servizio. Le persone che si trovano lungo una prima balconata che perimetra il campo sono pregate di sedersi perché dietro non si vede niente. Sì, sì. Sì. Signori, ripeto, le persone appoggiate lungo la prima balconata che perimetra il campo debbono sedersi perché dietro non si vede niente. Grazie. Entrano gli sbandieratori musici di Sette Giorni Storici, formazione nata dallo spirito del padre Carpinetano, si riallaccia all'istituzione della milizia stradale dell'epoca e trova l'infame lievi di appartenenza di cui non restano i tenori. Gruppo nato 11 anni fa, ha formato anche in ambito internazionale. Ha partecipato a vari festival del folklore, sia in Italia che all'estero, riscuotendo grande successo. Sì. Laura,
nobilissime dame, per voi esimi messeri, sono pronti qui a mostrare la loro arte, sbandierare segni di guerra, giubilo di secoli, segni di gloria, segni di amicale fraternità, squillar di trombe, rullar di tamburi, colori e fantasia volteggiano per voi sui nostri cieli della nostra antica terra dei Volsci. Ora aprite i vostri orecchi, aprite i vostri occhi e anche i vostri cuori. A voi gli sbandieratori, emuli del vivo vento, amico e traditore, a voi le nostre bandiere a cui affiderete parole d'amore, parole di poesia, parole di nobile passione. Pronti ad applaudire? La gara sta per cominciare! Lo so, capito, lascio perdere, non te fuori te che stai combattendo.
Saluto a voi, nobilissime dame ed eccellentissimi messeri, che lavorate questa fiera dell'umane vanitate. Anche noi siamo qui in questo giorno di festa, qui, portate dal vento e dal mistero. Siamo incantatrici, maliarde, streghe. Compriamo incantesimi, magie, fatture. Per mezzo di filtri, pozioni, essenze, messaggere di anime e di spiriti. Indi, mandate a servirvi. Avete desideri? È il futuro che vi preme? Una donna o un uomo volete a voi legare? Qualcuno tra voi ha perso la favella? Venga a noi ed il senno riavrà. Ma non temete le nostre arti. Non abbiate paura delle nostre parole. Tetro il nostro aspetto, ma grande la nostra conoscenza. Venite a me, signori. Non date la retta. Io non so voi ci sono ben migliori. Ma cosa credi? Che tu hai 300 anni e tanti di questi al servizio di Nostra Signora Aldobrandini ti rendono forse migliore di me? Molte zampe di rospo e code di lucertola dovrei bollire se il mio specchio vuoi diventare. Bando alle ciance, bando alle ostilità, le vostre forze assieme le mettiamo, le vostre mani leggeremo e un futuro migliore vi profeteremo. Su via, la fortuna acquistate, se a noi le affiderete. Usato per stabilire i tempi sarà una fuga cinema.
ricordo l'albo d'oro dei pali Reale San Pietro, vincitore del palio 1999, 2000, 2002, 2004, 2006, Reale Adriaco 1993, 1996, 2001, Reale Lavoro 1995, 1998, 2005, Reale Sanaco 1997, 2003, Reale La Corso 1994. Solo i diari Sant'Agostino e Castello non si sono mai aggiudicati un podio. Speriamo sia un anno buono. Ricordo che il primo premio offerto al Fantino sarà dall'obbligo di Luzzi di Matera. Si ringrazia la protezione civile, Charlie e Rosy Covagos per la disponibilità. Chiamiamo il primo cavallo. Tempo 3:85. Secondo cavallo Cheyenne, cavallo mezzosangue, montato da Bonelli Stefano, detto Baffitto.
tempo 5:37. Sulla linea di partenza, Carraro Alessandro, detto Balla il Ciaccia, su tramonto, cavallo di anni 10. Alla partenza Mastrangeli Andrea, detto Micetto, su Abbanachi, cavallo anglo-arabo di 7 anni. Castrone di 18 anni. Eccolo. Tempo 4:16. Rione Iaco, Toselli Massimo, detto Lancillotto, su Musetta, cavallo mezzo sangue di 13 anni. Su Geronimo, mezzo sangue di anni 7. Mm.
Tempo 3:88. Tempo di gara, tempo massimo è 4:02. Al di fuori di questo tempo l'anello non sarà valido. Quanto è 4:02 allora? Ripeto, tempo massimo 4:02. Oltre questo tempo l'anello non sarà valido. Iniziamo la gara, i 5 assalti. Sulla linea di partenza chiamiamo il Rione San Pietro, cavaliere Lanzi Rodolfo, detto Runcio, sull'una, cavallo Appalusa di anni 12. Sono provvisti di una ferratura diamantata e sellati. Il cavaliere è provvisto del casco protettivo regolamentare e indossa la casacca con i colori sociali della contrada di appartenenza. Sollecitiamo un pochino le partenze. Rione
Sagnaco, Bonelli Stefano, detto Baffetto, su Cheyenne, Cavella Mezzosangue di anni 10. Eccolo. Quattro e 19, anello non valido. Non l'ha preso. No, non era bene. Andava fuori col tempo. Ricorda che questi due cavalieri, oltre a non aver preso l'anello, sono andati entrambi fuori del tempo massimo. Reone Amoro, Carrar Alessandro, detto Balla il Ciaccia, su Tramonto. Nullo. Tempo 3:88. Reone Sant'Agostino, Mastrangeli Andrea, detto Micitto, su Abbanachi. Castiglio, Mangiapelo Alessio, detto Olupo, su Ross. Cavallo Mezzosangue, Castrone di 18 anni. Ricordo che il tempo massimo è 4:02. Reame Iaco, Toselli Massimo, detto Lancillotto, su Musetta. Cavallo Mezzosangue di 13 anni. Tempo 4:05, anello non valido. Rione Ocurso, De Sbrocchi Armando, detto Indiano, su Geronimo. Castrone di anni 7. Pure l'anno scorso.
incazzato perché andavano tutti fuori di un po' massimo. Dice guarda che voi siete messi a cuore. Non ce la facevano. C'erano le fotocelle, ce l'abbiamo pure noi. L'anno scorso sono loro magnà, ecco perché state qui. Ci erano fasulle le fotocelle. Hai visto? Meno male che qua sta registrato. Occhio, ecco. Occhio, ecco, ecco. Nulo! Tempo 3:89. Perché lui ce la fa. Secondo assalto, Rione San Pietro, Lanzi Rodolfo De Truncio sull'una, Cavalla Palusa, specializzata in gincana e western. Stefano detto Baffitto su Cheyenne, Cavalla Mezzosangue di anni 10. Su tramonto
mette X. Mangiapelo Alessio, detto lupo su Ross. Rame Eco, Tasani De Massimo, detto Lancilletto, su Musetta. Ricordo che oltre alla televisione locale è presente Rai 3. Toselli Massimo è invitato a portare sulla linea di arrivo il suo palafreniere perché il cavallo ha difficoltà a fermarsi. Corso Desbrocchi Armando è invitato a ripresentarsi sulla linea di partenza per ripetere la gara. La partenza viene data dal mossiere, non si può partire in modo autonomo. Desbrocchi Armando, ripresentarsi sulla linea di partenza per ripetere la gara. Era quello di prima, eh.
si può fare? Perché si riesce. Non devi che si può. Sono loro che devono stare. Ma quando la partita? Io quello veloce. Sta arrivando, può partire? Sta arrivando. Tutti pensano ad averlo più veloce, capito? Allora muove. È di quello di prima il cavaliere, è di quello di prima. Oh, eccolo, sta venire, è quello di prima, quello del paradiso. Questo se vede, quindi sta la Palafraniere è il penultimo. Ma del via? È il penultimo quello del Palafraniere. Con la Palafraniere. Se ti ho costruito il visto, sì. Dai. Chiamalo, può partire. Pronto sulla linea di partenza. Nullo. Tempo 3:88. Invitiamo cavalieri e cavalli ad anticipare i tempi. Raone San Pietro, Lanzi Rodolfo, detto Runcio sull'una. Anello valido. Rione Sagnago, Bonelli Stefano, detto Baffitto su Cheyenne. Riano Amaro, Carrara Alessandro, detto Balla il Ciaccia su Tramonto, Cavallo Mezzosangue, Stallone non autorizzato alla monta.
Romeo Castiglio, Mangiapelo Alessio, detto Lupo su Ross, Castrone di 18 anni, detto Lancillotto Somosetta, cavallo mezzosangue di 13 anni. Geronimo Castrone di anni 7. Assalto, si trovano tre rioni con un anello: Rione San Pietro, Rione Romero, Rione Iocorso. Quarto assalto. Rione San Pietro, Lanzi Rodolfo sull'una.
Coppa di merito che succede? Il trofeo vanno le vangano. Non è Coppa di merito, è sempre l'ottranza fino a che non Coppa di merito. 3.85? 4.35. Tempo 4.35, Emilio Rullo. Chiedi, eh? Cillotto su Musetta. Ci troviamo con due rioni a due anelli, Rione Romano e Rione Ocurso, e Rione San Pietro con un anello. Ultimo assalto.
Rione San Pietro, Lanzi Rodolfo, Dento Runcio, che monta Luna. Su Tramonto. Aspetta, vedi il rinaio.
si è fatto male. Il veterinario, per cortesia, è invitato a portarsi sulla linea d'arrivo. Pronti per la partenza. Thank you.